Euroregione News. Studio fotografico dove si fa fotografia con la F maiuscola. Gianni Strizzolo, che è qui accanto a me, dal 91 ha questa attività come studio fotografico qui in questa via, ma la sua esperienza risale anche a molto tempo prima, perché siamo qui per parlare di mostre e di una mostra, soprattutto di uno spazio espositivo che Gianni Strizzolo ha voluto qui nel suo stesso studio. In questo momento alle nostre spalle, ma anche lì davanti, avete un po' testimonianza di questa mostra che è attualmente in corso, che si intitola Pietra Fiorita. Ma noi qui siamo a parlare di una nuova mostra che si inaugura il 9 di questo mese, quindi è sabato alle ore 18, che è particolare dedicata alla città di Udine. Intanto partiamo da questa mostra, Gianni Strizzolo. Certamente, la mostra si chiama Udine Dorata, è una mostra che racconta della città di Udine un momento particolare che è la neve. E il senso del dorato appunto deriva dal fatto che molto spesso anche la sera, quando si fotografa, si crea questa aureola attraverso la neve e il paesaggio ha questa tonalità dorata, e poi la neve anche ispira, secondo me, qualcosa di Udine dorata, ma le foto sono in bianco e nero o a colori? Rispetto anche alla mostra che è corrente, che invece sono foto a colori. Le mostre sono un po' dorate, cioè non sono né in bianco e nero né a colori, ma sono dorate, hanno questa tinta un po' giallo oro o dorato, insomma. Quindi dopo, insomma, non voglio svelare troppo della mostra, però insomma c'è questo aspetto così particolare anche per rendere uniche queste foto non comuni. Allora, quando prima presentando la mostra, parlando anche del fotografo che fa queste fotografie, ho parlato di fotografia con la F maiuscola, ma non proprio per creare due categorie assolute, ma in realtà quando parlo di F maiuscola mi riferisco a una fotografia che ricorre al ritocco, se vogliamo, no? Che gli strumenti moderni oggi consentono, il minimo tocco per il minimo necessario, e in questo caso sia le foto della prima mostra che della mostra corrente, che di quelle che ci saranno esposte da sabato in poi, hanno questa caratteristica. Certo, io quando ho iniziato a fotografare ho iniziato con la pellicola e poi sono passato alla diapositiva e comunque ho fatto delle esperienze anche con bianco e nero. Per anni ho sempre usato la pellicola e quindi la mia esperienza e la conoscenza in materia fotografica prevedono un minimo intervento sulle fotografie solo per ottimizzare in base a quello che è il mio pensiero, cioè cerco di evitare il più possibile comunque qualsiasi intervento con il computer, anche se sì, conosco e so utilizzare i programmi per il tocco. Allora, la mostra parte dal 9 di febbraio, no? L'inaugurazione è alle ore 18. Quanto durerà questa mostra? La mostra dura un mese, e quindi quelli che non riescono a venire il 9 febbraio, perché magari hanno altri impegni, possono venire anche gli altri giorni, e in orario negozio dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Siete tutti invitati e vi aspetto qua anche quella. Grazie. Euroregione News.